Tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, ragazze, cosa fa una cinquantenne? Intanto metto delle mollettine per raccogliere i capelli. Quando deve uscire per fare delle commissioni, può essere la spesa, insomma, qualcosa di veloce, diciamo, quando non ha né un qualcosa di un appuntamento galante, né un qualcosa di importante, una serata, diciamo la vita così di tutti i giorni, che può essere anche semplicemente andare in palestra per essere ed essere meno cesse, perché quando vado in palestra e mi vedo allo specchio molto cessa, già sono lì per rimediare a dei danni fisici. Se anche mi vedo brutta di viso, così mi viene la depressione. Quindi trucco da over 50, di quelli, dico io, le beautification, ok? Quelli che praticamente ci fanno passare da mi vedo super cessa a normale, accettabile, forse un filo carina. Diciamola così. Mandiamo la sigla, ci vogliono veramente pochissime cose. Inizio col farvi proprio vedere i pezzi, qualcosa è anche opzionale, io ve la butto lì. Però sono veramente poche, poche, poche cose con cui mi sento a posto. Ovviamente il trucco si può arricchire ed essere comunque minimal. Questo è proprio il minimo, minimo sindacale. Qualcosa si può aggiungere, ma questo è il minimo sindacale. Allora, che cosa utilizziamo? Partiamo dai pennelli. Ok, ne uso 4. Uno per andare a fissare il prodotto con cui fisso le sopracciglia. Step abbastanza importante perché sennò io ho i peletti lunghi, vanno un po' dappertutto e questo mi dà già un senso di ordine. Se tu hai peletti più corti o magari ce li hai completamente tatuate, non ne hai bisogno, puoi skipparlo. Numero 1. Poi, numero 2, pennello da correttore. Indispensabile perché senza il correttore non si varca quella porta. Poi, numero 3, pennello stippling brush, così duo fibre, con cui vado a sfumare un blush in crema. Resta molto più a lungo, il blush in crema della polvere si fissa bene e mi dà quell'aspetto sano, salutare, come se avessi fatto una passeggiata, come se fossi una giovane donzella in un giardino di rose che prende un po' di sole. Pennello. Altro pennello per fissare la cipria e opacizzare i punti del viso e fissare il correttore. Andiamo invece con i prodotti make-up, quindi 4 pennelli e abbiamo fatto, che potrebbero essere anche 3 se non usi quello delle sopracciglia. Andiamo a vedere invece che cosa utilizziamo come make-up. Allora, opzionale, ma a me piace farlo, un primer viso di quelli illuminanti, quindi un primer che dia praticamente un po' di glow alla pelle, che magari sia anche trattante. Quello che mi piace molto, uno di quelli che mi piace molto, ne ho anche altri, ma questo mi piace particolarmente, è l'Age Reverse di Miamo, che ha anche una funzione trattante, un vero e proprio siero trattante anti-age, che dà anche appunto questo glow al viso molto piacevole, quindi questo effetto glass skin, molto in voga, molto coreano se vogliamo. Mal si attaglia forse alla mia carnagione olivastra, ma noi ci proviamo. Peraltro, se ti interessa comprare Miamo, io ho lo sconto del 20% tutto l'anno per la mia community e trovi in info box il codice che dovrai applicare quando vai a fare l'acquisto online. Lo puoi usare tutto l'anno, non solo su questo prodotto, ma su tutto quello che te pare. Poi, una volta fatto questo, fissiamo le sopracciglia con un gel per le sopracciglia, poi un correttore, un mascara, un blush in crema, una matita labbra e passiamo da così, tipo che adesso questo sarà il fermo immagine o il fermo video, non lo so, lo rimetteremo, quindi questa clip verrà sfruttata a fine video per vedere il prima e dopo, quindi questo è il pre-make-up. E adesso sicuramente, perché questa clip la utilizzerò per dopo, vi state per vedere il dopo, però invece noi stiamo per iniziare, quindi ancora non lo vediamo il dopo, però arriverà dopo per tutti, insomma, questa grande sorpresa, questo grande cambiamento.
andiamo a shakerare il nostro primer, ne mettiamo qualche goccia sulla mano, sul palmo, e ovviamente io ho già preidratato la mia pelle oggi, quindi ho fatto già skin care. Questo qua, diciamo, un rinnovare la skin care pre, appunto, make up, in modo da andare a idratare, fornire alla mia pelle degli attivi anti-age, che fa sempre bene, e dare appunto questo aspetto un po' radioso, luminoso. Ne metto un altro pochino perché ho sentito che se l'è proprio assorbito di brutto. Lo metto anche nella zona contorno occhi, in modo da andare a idratare, perché magari c'è un po' di secchezza e quindi noi andiamo a levarla via. Ok, a questo punto vado a fissare semplicemente le sopracciglia. Prodotto pazzesco, migliore mai provato, Anastasia Brow Freeze, credo che si chiami, se non sbaglio, quello che mi piace proprio di più di tutti. E vado con il pennellino, lo intingo così semplicemente. È praticamente una sorta di colla, un pochino colloso, no? Cerco uno specchietto 5x, perfetto per noi anta che da vicino ci vediamo male ormai, e vado a fissare i peletti, basta, niente di complicato, questo si attacca subito. Spesso faccio anche il contropelo in modo da far andare la colla anche sotto, e poi ripasso e loro non si muovono più, ragazze. Io vi assicuro che se ne stanno lì. Ovviamente, se tu non hai come me la dermopigmentazione, ti consiglio una matita per le sopracciglia, qualche prodotto, insomma, per le sopracciglia, per andare a riempire i buchini, magari appunto vuoti, quindi dare un po' una forma, perché secondo me, dando la forma alle sopracciglia, già abbiamo fatto metà dell'opera, perché le sopracciglia definiscono tantissimo la forma del viso e danno già un aspetto truccato. E con questo lo step è super facile, abbiamo fatto già due step in velocità, quindi questo deve essere un trucco che si fa veramente in 5 minuti. Ora noi ce la stiamo chiacchierando, descrizione dei prodotti, ma una salita in un attimo dovrebbe fare tutto. Mascara, uno dei miei preferiti, Push Up Lashes di Charlotte Tilbury. Niente, vado ad applicarlo in abbondanza, ragazze. Non so se riuscirò a diciamo riprendere tutta la questione, perché se mi conoscete sapete che io, per applicare il mascara, faccio questo lavoro, tiro un pochino l'occhio e faccio così. Ora io mi sto guardando tipo nell'anteprima del video, poi ho anche uno specchio dietro la fotocamera, però non so per quale motivo io non voglio le ciglia curve così mentre applico il mascara, voglio che siano distese in una linea, quindi tiro così in modo che l'occhio si distenda, mi sembra venga meglio. Quindi adesso vediamo se riesco a farlo, perché no, così dovrebbe essere un buon metodo. Sono riuscita a posizionare uno specchio, perfetto, vedete, io faccio questo lavoro e non so per quale motivo mi trovo meglio, se no mi sembra che le ciglia non si aprano bene e si appiccichino l'una alle altre, magari dipende anche semplicemente dalla forma di occhio, non lo so, mi ignoro questa cosa, però la faccio da sempre. E già guardate, con una piccola passata, che a volte io veramente faccio una passata al volo perché ho fretta, però già con una passata cambia tutto, ragazze, cambia tutto. Invece io adesso, per farvi vedere il risultato che mi piace, ne farò almeno due. E con due passate non intendo quelle che sto facendo adesso, che come vedete passo e ripasso, intendo due volte che vado a intingere lo scovolino, quindi questa, come vedete, è soltanto una volta, io ho intinto solo una volta e poi vado a lavorare. Ok, adesso mollo questa, vado a rintingere, e questa per me è la seconda passata. Di regola arrivo a tre.
Ok, dopo tre passate il risultato è questo. A questo punto, ragazze, vi serve un correttore. Mio consiglio spassionato per questo tipo di lavoro su pelle nuda, cioè non dovete andare ad applicare fondotinta dopo, eccetera. Il migliore che possiate provare è il cancelletta di Maybelline, che vince a mani basse anche su correttori più blasonati, perché per questo tipo di lavoro è perfetto. Importante che sia, secondo me, un pochino più chiaro, ma non tanto, del vostro tono di pelle. Vedete che è più chiaro, ma non strachiaro. Perché questo correttore è figo? Perché lo uso a mo' di fondotinta, per andare proprio in tutta questa zona centrale a illuminare bene. Però è sottile, non segna, ma cancella veramente l'età. Cioè, guardate la differenza tra il prima e il dopo. Mi basta veramente tamponare, e il segreto sta anche nell'avere un pennello figo. Se avete delle discromie nella palpebra e vi va di levarle, non mettete prodotto ma andate col pennello sporco. Io ho qualche venuzza, un po' di colorazione, quindi lo levo così. Qua tiro anche nella zona sotto il naso, qua, e un pochino qua. Faccio tutto con sto pennello qua, ok? Voilà. Questo è quello che faccio. A volte, siccome ho a portata di mano la spugnetta, che magari è anche sporca di fondotinta del giorno prima, per omogeneizzare il tutto vado a sbatacchiare la mia spugnetta. Questo mi fa anche levare correttore in eccesso e lo rende più uniforme. Non guardate qua che ho questa macchia, è la tinta, ragazzi. Ho fatto la tinta stamattina e sono ancora sporca, però domani passerà tutto. A questo punto vado di blush in crema. Quelli che mi piacciono tantissimo, lo sapete, sono quelli di Rare Beauty. Ne uso uno a caso, ne ho veramente di tanti colori. Uso questo qua, piccolino, voilà, lo mischio con un pochino di questo rosa. Poi vi scrivo i nomi. Però, al di là di questo, scegliete un blush che sia cremoso, liquido, perché vi durerà molto meglio, soprattutto sulla pelle non con il fondotinta, si attacca meglio, perché le polveri si aggrappano bene su una base di fondotinta. Se le applicate su pelle nuda si disperdono dopo poco. Quindi vado a lavorare così, senza troppe, ragazze, troppe regole, cioè un pochino di colore, perché soprattutto per noi olivastre, se ci sono olivastre all'ascolto mi capiranno, sembriamo mezze malate. Vado anche qua sul naso, perché in questo periodo mi piace questo aspetto di ho preso il sole in giardino, giardino che ovviamente non possiedo, e quindi non posso aver preso il sole, però mi piace. Faccio un po' anche così qua sulla zona tempia, palpebra alta, ok? E lui, essendo in crema, si va ad aggrappare molto meglio. Quello invece in polvere svanirebbe dopo 3 secondi. A questo punto quello che ci serve è qua, ci ho poggiato lo specchio sopra, ed è un fondotinta compatto, una buona cipria. Io in questo caso preferisco un fondo, diciamo, compatto, che è il multiuso complexion powder di Too Faced, che mi piace tantissimo, il Bone di Sway. Nel mio caso la colorazione è nude, e vado a prenderlo con la sua spugnetta che ci sarebbe, ma io raramente uso se non quando sono fuori casa, con questo pennellone di Nabla che mi piace tanto, e quindi vado a fissare il correttore e dare una spolverata nelle zone quantomeno dove tendo a lucidarmi di più. Quindi qua centrali e qua una passatina con quello che resta. Ok, questo è quanto.
Finisco il tutto con una matita labbra, una di quelle che mi piace tanto, ho un cappello che mi sta facendo impazzire, è questa di Nabla, che è la numero 4. Sta per finire, io adesso vado a temperarla, tengo sempre il tempera matite dentro questa bustina perché me lo porto dietro quando vado via per il weekend e sporco tutta la pochette se non lo tengo in una bustina, perché è sempre un po' lurido il tempera matite, rimangono insomma delle bricioline, delle robe, quindi lo chiudo in questa bustina qua, che è una bustina dove c'erano gli scovolini. Quindi vado di matita, voilà, matita applicata. A questo punto opzionale, ma a me piace farlo perché mi fissa bene il trucco, mi leva un po' nel caso se avessi polverosità eccetera, fissatore per il make up. Uso l'Airbrush Flawless Setting Spray di Charlotte Tilbury, quindi vaporizzo un pochino, ok, e lascio asciugare e passiamo da così, tipo che adesso questo sarà il fermo immagine o il fermo video, non lo so, lo rimetteremo. Quindi questa clip verrà sfruttata a fine video per vedere il prima e dopo. Quindi questo è il pre-makeup. E adesso sicuramente, perché questa clip la utilizzerò per dopo, vi state per vedere il dopo. Però invece voilà, noi levo le mollettine e questo è il risultato. Un make-up ultra, mega, super naturale, giusto per levare un po' le occhiaie, dare un po' di definizione all'occhio, fissare le sopracciglia e un po' di colore labbra guance. Fine, niente di più. Sono pronta per andare a fare le mie commissioni. Non lo so se sono effettivamente meno cessa, ma io così mi vedo. E questo è l'importante, ragazze, perché noi dobbiamo semplicemente sentirci meglio. Poi di quello che appare agli altri, cioè, se, nel senso, questi era pur parlé questo video, questi sono i miei consigli su come io mi sento meglio. Ma se voi vi sentite meglio facendovi una full face alle 8 del mattino per andare a comprare il pane, dovete farlo, mica, cioè, io dico cose che sono dogmi incontrovertibili, tutt'altro, dico sempre un sacco di fesserie che però per me funzionano e magari dico, vabbè, sai, magari funzionano anche per le altre ragazze. Quindi questo è quanto. Io così mi vedo bene, mi vedo più carina, mi vedo meno cessa. E quindi ho detto, ma perché no, facciamo un videuzzo con le ragazze. Poi magari do anche un colpetto di Dyson a volte per fare due ondine carine ai capelli. E niente, sono a posto. Ovviamente vi lascio i nomi delle cosine utilizzate nel info box. E se il video vi è stato utile, vi è piaciuto o vi ha tenuto comunque compagnia, mi fa piacere se avrete piacere di supportarmi. Noi ci vediamo domani con un nuovo contenuto, vi mando un bacio e per supportarmi ovviamente, ragazze, dovete, se vi va, iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like al video, ovviamente anche commentare mi aiuta tantissimo, oltre che ovviamente mi fa piacere perché spesso mi date consigli utili e ne date anche agli altre ragazze suggerimenti, e anche quando mi fate i complimenti è bellissimo, sono contenta. Rimetto le mollettine perché in realtà devo ancora fare due o tre cose a casa e preferisco non avere i capelli in faccia. Vi mando un bacio e ci vediamo domani. Ciao!